Autotrasporti Sandro Carrai a Portoferraio opera nel settore dei trasporti e distribuzione custodia merce con successiva consegna. Il Festival Elba Isola Musicale d'Europa festeggia il ventennale e lo fa proponendo concerti sull'isola, ma prevedendo anche un evento in un'altra perla toscana, l'isola di Pianosa. Il festival inizia il 31 agosto e terminerà il 10 settembre. Un percorso di 20 anni, ha commentato Roberto Marini, assessore alla cultura del comune di Portoferraio, main sponsor della manifestazione, che ha visto interventi importanti e l'amministrazione ha deciso di essere presente in maniera determinante. Ma il comune di Portoferraio crede e sta investendo in un percorso, cioè quello di trasformare la città di Portoferraio da un centro di servizi a un centro di interesse, un centro di interesse prima di tutto culturale, un centro di interesse turistico e poi una città che crea opportunità. Credo che l'estate che sta giungendo al termine abbia dimostrato che Portoferraio ha le potenzialità di attrarre molto. Oggi stiamo per dare l'inizio, battezzare diciamo quello che è il ventennale del Festival Internazionale della Musica. Il Comune di Portoferraio è al fianco di questa manifestazione in maniera importante, tant'è che è il main sponsor. Ora, i contenuti negli anni di questo festival sono non sono sempre stati uguali, ha avuto degli alti e bassi, ma la cultura si sa, non può vivere di vita, solamente di vita propria, ma ha bisogno di sostentamenti, di interventi di tipo economico. Sicuramente negli ultimi anni ci sono state delle flessioni, vediamo se con l'edizione di quest'anno, con questo ventennale, ci sarà un rinnovato interesse a questa manifestazione nel senso della partecipazione. Verificheremo insomma se questo percorso fatto di 10 giorni avrà ancora, ci auguriamo chiaramente, la capacità di attrarre, così come ha fatto negli scorsi anni. Il Comune di Portoferraio ha dato questa opportunità alla manifestazione di celebrare il ventennale, noi ci siamo e ci auguriamo che questo ventennale, che coincide con quello del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, sia un anno comunque di buon auspicio e per vedere se ci sarà effettivamente una prospettiva concreta e un futuro per una manifestazione che è giunta appunto alla sua 20ª edizione. Un percorso iniziato nel 1997 e che chiude questo arco temporale con un importante riconoscimento a talenti elbani. L'Elba Festival Prize di quest'anno infatti sarà assegnato al giovane sassofonista isolano Jacopo Taddei. Nella serata del 5 settembre, quando al Teatro dei Vigilanti si esibiranno Yuri Bashmet e l'Orchestra dei Solisti di Mosca. Bashmet sarà anche alla Villa Romana delle Grotte il 1 settembre alle 19 e il 2 settembre, sempre con l'Orchestra dei Solisti di Mosca, si esibirà al Vigilanti proponendo lo stesso concerto di apertura del Festival Elba Isola Musicale d'Europa al suo esordio, proprio nel 1997. Il 2 settembre, il primo concerto del teatro, inizierà dal questo stesso brano di come abbiamo iniziato 20 anni fa. Quindi all'insegna anche della continuità, proprio mettere una tappa, un punto fermo in questi 20 anni. Per noi era sempre molto molto importante di continuare, di insistere sulla linea che abbiamo adottato sin dall'inizio. E questo era importante per noi, perché noi volevamo creare l'interesse all'interno del festival, nel senso che interesse rivolto dai musicisti verso musicisti, che le persone che vengono qui hanno un interesse tutto loro di stare qui, di provare di fare delle cose che non si riesce di fare altrove perché non stanno mai insieme per 10 giorni. Dall'altra parte volevamo questa nostra idea, il nostro piacere di fare musica insieme, volevamo trasportare, trasversare verso questa città, questo nuovo pubblico. E questo era molto importante, una grande sfida naturalmente, perché la musica non è facilissima, insomma, è quel risultato che mi dà un piacere profondo, che naturalmente è un lavoro tantissimo, perché non è facile portare avanti un'iniziativa comunque come qualsiasi iniziativa in Italia, non è semplice culturalmente. Ecco, qui sì, sono molto contento e molto speranzoso anche che quello che abbiamo seminato possiamo continuare e fare, perché noi siamo entusiasti di questa idea.
Abbiamo intervistato il maestro Bashmet chiedendogli un commento su questi 20 anni di festival. George Edelman ci ha gentilmente fatto da interprete. Un grande contento dal fatto che il festival, che è nato, che è cresciuto, che ha continuato, che ha creato tutto quello che ha riuscito di creare nei contenuti, come le prime mondiali, con i compositori che abbiamo invitato, con le persone che erano qui, quello che abbiamo sviluppato è quel risultato dove siamo arrivati, che in 20 anni abbiamo seminato un seguito, abbiamo creato il nostro pubblico, abbiamo creato la nostra associazione degli amici del festival, eccetera, eccetera, eccetera. Questo che ti dà una profonda soddisfazione. Come si è evoluto il festival? Che è la cosa più importante, lui dice che noi abbiamo sognato un festival di questo stile e il festival si è sviluppato proprio così come abbiamo pensato. E sempre ogni anno c'è qualcosa che lascia pensare che abbiamo fatto una scommessa buona, perché c'era questa idea di creare una cosa viva dove i musicisti vivono insieme, preparano programmi, fanno tutto in loco, e questo ci dà una grande soddisfazione che siamo in quest'anno e abbiamo sempre sviluppato il festival in questa direzione. Quindi un augurio per i prossimi 20 anni del festival? Per lui sarebbe importante che in questi 20 anni quei bambini di oggi crescano insieme con il festival e forse poi dopo creano per loro un altro tipo di proposta loro, nel senso di generazioni, che creano una cosa che magari tocca di più dei vari altri tipi dell'arte. Non solo la musica, magari qualche altra cosa, ma in questi prossimi 20 anni. Comunque, l'idea è di continuità con le persone che oggi sono piccole e che le loro mamme e padri che li portano ai concerti, magari questi piccoli che dopo crescono. Ecco.